Intanto grazie dell'accoglienza. Come si chiama la bimba che ha letto? Elisa, grazie. Allora, conoscete, mi chiamo? E sono il vescovo. Allora, spiego brevissimamente cosa è il vescovo, perché come qualcuno lo sa, forse molti no. E poi insomma, da voi appunto siete bambini, come mi avete appena raccontato, di tante nazioni, italiani, arabi, romeni, indiani, cinesi, moldavi e rumeni. E bravo, e immagino che questi bambini siano molti bambini cristiani, magari bambini di altre religioni, quindi magari tutti sanno chi è il vescovo, anche i cristiani. La comunità di Belgioioso, dove c'è Don Roberto, che molti ben conoscono, con altri sacerdoti, e stamattina vengo a salutarvi. Sono stato prima nella scuola dei nostri amici un po' più grandi, e adesso sono qui da voi. Allora, adesso sentiamo le vostre domande, però vi dico solo una cosa molto importante. Ecco, voi bambini, ma anche noi grandi, qualunque età abbiamo, da 15 a 6 anni, io che ho 58, qualunque età abbiamo, qualunque nazione, da qualunque nazione veniamo, qualunque cultura veniamo, abbiamo in comune una cosa per cui possiamo essere amici e fratelli, abbiamo in comune una cosa, che è il cuore, però non soltanto come, certo, il cuore è il muscolo che serve a pompare il sangue, il cuore è per indicare quello che c'è dentro di noi. Allora, il cuore sono i nostri desideri più belli. Per esempio, tutti noi desideriamo la felicità? Sì. Tutti noi desideriamo la pace? Sì. Tutti noi desideriamo essere voluti bene? Sì. E desideriamo volere bene alle persone? Sì. Ma questi desideri profondi, ce ne sono anche altri, ci accomunano, non importa il colore della pelle o dove siamo nati o chi sono i nostri genitori, tutti noi abbiamo questo cuore che ci accomuna, e questo cuore ce l'ha creato Dio, così, siamo fatti tutti per voler bene, per la pace, per la felicità. I piccoli hanno preparato una canzone. Benissimo. Che canteranno per ringraziarla e per sottolineare l'importanza della parola grazie. E quindi sono prima, seconda, terza. E terza, poi ci sarà quarta e quinta. Una cosa avrai.
batte e batte dietro ogni singolo. Grazie. I bambini della classe terza hanno costruito una lanterna che le vogliono consegnare. Benvenuto Vescovo Corrado. Le classi terze le regalano questa lanterna. Grazie. Simbolo di luce, simbolo di luce, speranza per un mondo migliore. Grazie. Adesso vogliamo dedicare una canzone al responsabile dell'oratorio di Belgioioso, che molti di voi conoscono, che oggi fa 45 anni. Cominciamo già a porgerlo adesso. Ok, mi servono Giorgia,